E signori, eccoci, siamo con Minecraft. Vediamo come sarà l'inizio della nostra avventura cubettosa. Sì, sì, come no. Signori miei, piccolo trollino, piccolino. Alla fine ho optato per metro perché voglio andare nelle opzioni, posso? Ok, anche se è un titolo che ho già fatto, si addice di più a me e avevo voglia di rifarlo, soprattutto perché ho voglia di vedere la musica. La bassiamo così magari non rompono i coglioni su YouTube. Ho voglia di rivederlo. Ah, ma quello è già impostato, ok. Voglia di vedere il cambiamento effettivo che c'è stato in questa versione Redux. E soprattutto perché all'epoca a me era piaciuto parecchio. Magari alcuni di voi non l'hanno visto, non potranno vederlo, portarlo mi fa piacere. Allora, cominciamo una nuova partita. Quella là sembra la tipo di Wolfenstein, Agna, com'era. E andiamo. Ok, che cavolo è questo? Questo è un cambiato. Sono gli stili di gioco, sopravvivenza, Spartano di metro, la stride. La stride l'ho fatto, ma sinceramente ragazzi me lo ricordo meno che questo, perché questo come trama era piaceva di più, piaceva molto di più. Disponibili in abbondanza, no, ma non è così. Metro è sopravvivenza, dai, vaffanculo. Normale, raccomandate per giocatori regolari degli sparatutto in prima persona, avrei bisogno di controllare attentamente il tuo scorto di munizioni, filtri, di affrontare. Io l'avevo fatto su Ranger, mi sa che non avevo la schermata, non mi faceva vedere quanti colpi avevo, balle varie, però beh, problema difficile, dai, poi vedremo. Questa no, così va bene, dai. Nella galleria faceva più freddo. Nell'attesa, anche perché alla superficie. Presto saremmo usciti nel vento ululante per farci strada con le armi in pugno tra gli incubi ancora ignoti che ci aspettavano lassù. Anche perché il mio lungo viaggio era quasi giunto al termine, ma avrei avuto fra il poco arrivano dei titoli che arrivare fino in fondo. Sono un po' primari per me. Ehi Artyom, quando hai lasciato la tua casa però nella stazione, pensavi mai che saremmo finiti in un posto ci farà da contorno. Ehi Artyom, senza sapere se siamo tornati, Father Mother, porca troia, siamo tornati Artyom. Oh, per scala qua mi da... mamma mia, aiuto. Preso. Aiuto. Cazzo, si è migliorato. Allora, io mi ricordo quando l'ho comprato, non l'ho comprato il day one, è metro, è stato... Madonna, come... che cazzo di sensibilità c'è? Allora, è come... guarda che schifo. Madonna, si vanno. Cos'è? Tocca tutto. Nuovo appunto, ce lo guardiamo dopo. Questo ci chiude la porta alle spalle, vabbè, non penso sia... Ma che diavolo sto facendo? Comunque stavo dicendo è migliorato, migliorato, contando che è stato fatto parecchio tempo fa ormai. È già la versione su 360, all'epoca mi aveva impressionato. Qui sotto va tutto in malora. Usa questo sistema manuale ausiliari per la vedremo se se trovi delle munizioni e dei luci. Boh, non fa un cazzo. Ah sì, li accendo. Filtri. Sei pronto, Artyom? Seguimi. Che strano che fa avere LUD. Come si apre? Madonna, no, ma è lentissimo. C'è qualcosa che non va. Aspettate un attimo. Io voglio tutto. Ok, proviamo così.
Ma rimane sempre... Ok, un po' meglio però. Mamma mia. Questo gioco mi farà diventare deficiente su... per poi rigiocare a giochi come Destiny o Battlefield. Vabbè. Ok, saliamo. Saliamo. Prima era figo perché c'era un... c'era un bel background horror, c'era... Sembra che non ci sia nessuno. Ah, cazzo. Torcia. Maschera. Ci siamo quasi. Questo è il teatro coro, è molto vicino. Poi va ricaricato, se c'era il bagaglino per ricaricare. Bello l'effetto bagnato sulla maschera. Caricala. Che cazzo è quel robo lì? Eccoli che arrivano. Oh oh. Bene. Cominciamo. Merda. Ci vengono i buchi sul cadavere, figata. Merda. Dai, ricarica. Madonna, sembra di sparare con un fucile a positroni, eh. Non... ah, ah. Ma sei ancora vivo? Ecco, una cosa che hanno... beh, queste sono figate. E una cosa che hanno migliorato tantissimo è stato l'impatto dei colpi sui nemici, cioè nella versione... Una versione uscita tempo fa sulle console old gen, cioè sparavi non si capiva dove. I nemici... vacca troia, bello qua fuori. Rispondi. Ecco però, Bulman, rispondi. Quando si sono disturbati a... Ti sento forte e chiaro, passo. A fare siamo i buchi sopra i superfici. Siamo alla torre, no. Gli altri sono usciti, passo. Affermativo, vabbè. Abbiamo stabilito un contatto. Ormai dovrebbero essere dalle parti della torre, passo. Ricevuto, ti contatteremo di nuovo quando saremo in cima alla torre. Così potrai rilevare la nostra posizione, passo. Vabbè. Gli altri dovrebbero essere già arrivati. Oh. Ma sei scemo, sai? Con sto romo. Qua questa l'hanno costruita la bene meglio proprio. Che portiera. Ciao, eh. Ecco, lieto con calma. Colonnello. Vai tranquillo. Hai sentito? Ascolta. Hai sentito? No? Sembra qualcuno. Sì, non è buono, non è una cosa bella. Formate un cerchio. No, è una mandria di quei robi lì. Sì, vabbè, ciao. Mantenete la calma. Sì, sì. Ah, non ti preoccupare. No, no, guardatevi, no. Guardatevi la spalla, ragazzi. Sì, temo che no, sarà no, più no, dura no, che no, nella no. biblioteca. Sono dei topponi, sembrano. No, scusa, scusa. Merda, fuoco a volontà! Ho finito i colpi. Ho finito i colpi. Spero dovesse andare così, non mi ricordo. Sì. Tenete le posizioni! Cazzo, sì, ho capito, mi sono già morto. Gargoyle ci sono. Oh, che schifo. Aiuto. La vita nelle gallerie. 8 giorni prima. Ma ormai dai, poi va bene, la nostra casa. C'era qualcosa di confortante nella routine, nel vedere le stesse persone giorno dopo giorno. Ma dopo l'intensificarsi degli attacchi dei mutanti, la stazione era in preda alla paura. Avevo 20 anni e non immaginavo 20 cosa anni il nostro Artyom, in cui Hunter, l'amico del mio patrigno, arrivò alla barricata. Siamo alla barricata, 8 giorni prima questi avvenimenti, siamo nella nostra, diciamo, casa. Sì, foto di Stone Age. Queste musichette le abbiamo abbassate, ma sicuramente romperanno i coglioni, vedremo. L'unico modo per saperlo è postare il video. C'è...
stato un bel miglioramento. In generale, lì c'è un bambino, cosa? Un fantasma. C'è un bambino lì a destra, nella foto, si vede la faccia. Oh! Artyom! Ciao! Sei sveglio, finalmente. Hunter sta arrivando con notizie dalle altre stazioni. Andiamo. Va bene. Accendo la luce, spengo la luce, faccio le mie cose. Questa... peccato che non si possa fare la canzoncina, però. Basta luce, che costa, signori. I want to believe. Vabbè. Oh, anche chi aveva letto il romanzo all'epoca era molto felice di questo videogioco, che di solito... Ehi, Vacco Khan, come sei messo, zio? Figa, stai da culo, eh. Ciao. Sì, ma quella è malatissimo. Permesso. C'hai la... hai la tuta coloratissima ancora, per essere... qua è chiuso. Qua? Ciao. Ciao. Vabbè, basta. Lui saluta, poi ha finito la sua parte in questo videogioco. Dobbiamo fare qualcosa. Cos'altro possiamo fare? Attualmente cercherò di tagliare alcune parti un po' rognose da vedere. Aspettiamo di sentire cosa ci dirà Hunter. Certo. Hey, avete visto il mio Sergei? Sergei? Salve, Artyom. Ciao. Un'altra pattuglia è stata attaccata nella notte. Veramente? Ospedale pieno. Ospedale pieno di feriti. Già chiamarlo ospedale. Prova grossa. Lasciamo stare, è ferito. Dobbiamo continuare a sperare. Alexei era tra i combattenti. Ciao. Mio fratello è in ospedale. Il capitano ha detto che stava bene. Spero sono migliorati i visi. Oh, sei tu. Ma che porta è? Ma che cos'è sta roba? Tanto è in cartongesso questa porta. Salve, Artyom. Ehi, ciao. Personaggio doppiato in maniera ambigua. C'è roba qua da rubare? No. Vabbè, signori. Come stanno i feriti? Non ci sono stati molti migliori. Oh, rubiamo. Facciamo due una cosa. Sono ok. I tetri non uccidono. E cominciamo. Ma danneggiano la mente. Ci diamo un occhio nella prossima puntata. Ah. Ma questo più che ferito mi sembra un po'. Un po' tristemente maciullato. Diamo un occhio agli appunti nella prossima puntata. E riprendiamo qui, dai, riprendiamo. Dipendiamo dall'ospedale. Guarda se c'è qualcos'altro da rubare. Signori, fatemi sapere le vostre impressioni, se avete giocato, se state giocando i titoli Metro in versione Redux. Tu cosa stai facendo? Gli annusa l'ascella. Con la mascherina non funziona, cioè se la devi annusare gli annusi bene. Ciao. È fuori come un culo. Wow. Ma oh, i tessuti fantasmi. Ah no, però mi si piega, bello. Questo no, questo è durissimo. Signori, ci vediamo alla prossima puntata. Io registrerò di seguito più che puntate che posso, anche perché adesso c'è un po' d'arraglio e voglio giocarci. L'impatto a prima vista mi piace. Tenete conto che è un titolo vecchiotto e che è stato fatto da un team all'epoca dislirati, che hanno buttato su una lavorata atomica e ci hanno portato questo titolo. Ci vediamo al prossimo episodio, signori. Ciao a tutti, grazie.